Dai, allora ci vediamo in fondo. Ragazzuoli, buondì e benvenuti in questo nuovo video guida finale Ligure. Siamo qui a carrellare prima della fine dell'anno. Ovviamente sono in ritardo, gli altri sono già partiti, avevano questa fretta incredibile di partire a girare. Io sto andando verso Calice, colazioncino al volo e poi si va in shuttle. Tra l'altro giornata organizzata dal nostro buon Luca Pedersoli e ne approfittiamo perché era veramente tanto tempo che non usavo la bestia, quindi alle con i furgoni. Eccolo il nostro Luca. Beh, cominciamo subito con un sentierino bello. Sei a posto? Sei intero? Beh, come riscaldamento, mica male. Tutto a posto? Volevi portarla a casa? Beh, c'è da dire che a scarrellare a finale si parte sempre piano, tranquilli, con calma. Vado. Vai, vai. Ah, ma c'è già il sentiero? Non ho messo la mascheraina. Sorry. Stavo facendo il danno della vita. E Luca, che bello! Bella, mi è piaciuta quella lì, Luca. Tra l'altro mi stavo ammazzando. Dai, riscaldamento adrenalinico. Allì Luca, allì Luca Pedersoli. Com'è che ti chiamano a mentone, Luca Pedersoli? Non proprio intuitivo come sentiero, per andare forte. Tutte queste curvette qua secche. Bella. Che bello. Garetta a chi parte dopo. Che figata! Che bomba! Si è scavicchiato comunque, rispetto all'ultima volta che l'abbiamo fatto in gara. Bravo Luca, non forzare. Non forzare, vai bello rotondo.
tanto alla fine la velocità è la stessa. Pausetta pranzo. Altro giro, altro regalo dopo pranzo. Basenato. Con questo clima un po' Silent Hill. Sempre piacevole dopo il pranzo ripartire. Non male come partenza dopo pranzo. Urco due. Proviamo a seguire un pezzettino Camellini, ragazzi. Leggenda della DH. Amico molto di Luca. Porco due. Oh. Un litro champery, easy easy. Oh, grazie. Gli altri sono andati perché ovviamente io mi dimentico sempre di... Non so se ho voglia di stare dietro a lui. Quanta millimetrico nella guida. Tac, tac, tac. Salta tutto. Si infila perfetto. Però... Cioè, che la tengo in sala questa bici. Come la tieni in sala? Davvero? È il tuo oggetto d'arredamento? Sì. Prego, prego. Ti rubo un po' di linee. In questi casi ringrazio di avere lo chain. Non servono le gambe in bici, Non si fa fatica in discesa. Vai Gloria, che ti seguo un pezzettino per quello che riesco. Segniamo la nostra gloria. Vado sul guidato come va. Ehi! Bello lo schippino lì. Grande ingresso. Bello anticipato. Anche qua. Cazzo, anche Gloria guida chirurgica, bravissima.
si vede che mettere ruote deve risparmiare energia. Whoop. Ah, bello questo. Sbagliato tutto, ti ho visto salire ma poi ho detto va, però sono stato all'interno che è ancora peggio praticamente. Che sghiappo era quello lì, basta, perso. Ciao Gloria, ci vediamo in fondo. Oh, bella. Cazzo, con gli ultimi due schieppini in fondo lì, belli, eh? Bello. Bello quello lì, sì. Chi te un hai, Luca? Dimmi. Fammi una foto. Quanto ci hai pensato per questa ideona? Sei ricaricato? No, mi esce la pancia. Non me la ricordavo così. Mortale l'ingresso. Quanto è faticoso sto ingresso? Sarò a 180 battiti. 192 sei? Merda! Ma che trenino! La famosa pietra di Nico, spanato dal vuota. Ma che bello! Tutto quello che non abbiamo a casa. Oh, comunque la cosa più bella dell'andare in gruppetto così misto è che alla fine ci si calibra in base alla velocità e si sta in modo progressivo dal più veloce al più lento. Con queste mazza race sono imbarazzanti, ti danno una confidenza incredibile. Scusate se non parlo, ma sono un pelo impegnato. Bella! Ah, che bello, è ripartire senza essere in affanno. Oh, bella l'uscita. Oh, 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 sta a posto? Madonna, l'avevo neanche visto. Qua quando comincia a essere un po' ubriachello è dura, poi ci sono queste curve che interrompono il flow. Madonna, quel pezzo qua è fantastico.
Madonna, notte qua. Finito di girare, un po' di focaccina rossa, birretta e dopo si parte verso casa. Ma si lavora sempre.